Ciao a tutti, allora ve lo dico, questo video non è minimamente previsto, ero qui a casa come vedete vestita da casa che stavo facendo i servizi, facendo mangiare i cani, pulendo il terrazzo e sono nel fattorino, ma io non ho ordinato niente. Omar mi ha fatto la sorpresa di farmi arrivare tutto questo ben di Dio di sushi a casa e io adoro, cioè adoro, 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 ho detto boh faccio anche un mukbang, mi trovo, sono tutta zenzero. Tutte saltate, contenta, almeno condivido con voi. Grazie, amore. Tu sì che sei come comprarmi col sushi. Tra l'altro, un po' che non lo mangiavo, un paio di settimane. E ieri sera, tra l'altro, io ho detto, oh, ma che voglia di sushi, sto weekend andiamo. Non se l'è fatto dire due volte, me l'ha fatto arrivare a casa. Allora, abbiamo subito ha scelto lui, eh. Quindi, a vedere, così sembra che abbia scelto molto bene. Allora, Gunkan, Alganori, Salmone. Salsa di soia. Volevi darmi una gioia oggi? Me l'hai data. Mi spiace che non si veda benissimo il tutto, però faccio vedere pezzo per pezzo quando li prendo. Dovrei stare più così. Adesso invece prendiamo quest'altro Gunkan con salmone scottato. Pieno, pieno, pieno di salmone. Sopra, sotto. Credo abbia anche della maionese. Buono, buono, buono. Vediamo, è enorme però questo. Ma lei infila in bocca. Buonissimo. Tra l'altro non l'ha preso dove lo prendiamo di solito. È anche più buono questo. Grazie, amore mio. Questo è Tobiko. Tobiko, salmone e avocado. Classico, mi piace. Sono sempre più buoni. Mangio così, ma avocado e alganori, quindi saranno tipo vegetariani. Ecco, questa è una scelta che non mi aspettavo, non l'abbiamo mai presa. Adoro, adoro. Zenzero. Non poteva iniziare in modo migliore questa giornata. Cioè, in modo migliore, l'una, ora di pranzo. Sashimi, sashimi. Vediamo un po' sottile, però ci sta. Soia. Bacco, basta fare casino. C'è proprio il sole qui, fortunatamente che le temperature si sono abbassate, perché a quest'ora luglio e agosto era impossibile stare qui davanti, il sole proprio di fronte, infatti vedete. Buonissimo, ora questo, salmone, gambero in tempura, avocado e sesimi in tempura. Andiamo. Che rilascio maionese. Raga, io sono in grado di giungere. Cioè, quando una cosa non te l'aspetti, prendo di nuovo un Gunkan. No, da nuovo di salmone.
Non c'è pieno. Non ci posso pensare. Chissà perché. Paranoica, psicopatica, mod on. Chissà perché mi ha fatto questa sorpresa. Avrà qualcosa da farsi perdonare. Scherzo. Ah, sorprese del genere. Credo sia la prima volta questa. Pensato anche a un altro dubbio, non è che oggi era il nostro anniversario, no? Mancano 10 giorni al nostro anniversario, meno, buono buono, però sto già a cena. Cioè, dovete fare battute. Aspetta che sono reingrassato, no? Ancora mi vengono a chiedere, ma la consigliera sì, ma che cazzo di domanda è? Non vedi che sono reingrassata, di conseguenza no. Però comunque ancora non che sia reingrassata, in realtà riesco a mangiarne abbastanza poche rispetto a una persona normale. Infatti mi sa che mangio l'ultimo pezzo e passo, anche perché ho esagerato. Esagerato, un po' too much. Vabbè, io come al solito ci farò merenda, probabilmente anche cena, perché credo fino a poi gli lascio anche a lui un pochettino. Gli lascio un pezzettino di sashimi che è bello sottile, leggero. Questo fritto, infatti, noi non prendiamo quasi mai pezzi fritti perché secondo me chi ama il sushi, i fritti non li mangia, cioè pesce e tutto così. L'ho visto e ho detto, ma non ma perché l'ha preso? Poi c'era un bigliettino, certo ci sono dei pezzi in più da parte dello chef. Suppongo siano quelli perché Omar non avrebbe mai presi. Oh. Top. Intenderò. Prossimi giorni ho un bel po' di video da fare. Devo tornare carica. Tra l'altro l'Accademia ricomincia il 27 ottobre, una data ufficiale, spero. Covid, prego. Chiuderemo tutto. Non mi vedo l'ora. Io e Omar stiamo lavorando a un progetto nostro. Passerà almeno un anno. Non voglio neanche più parlare perché gente mette gli occhi. C'è a Napoli Looking Wall, non tutte ovviamente, però è una cosa a cui teniamo tantissimo, speriamo di riuscirci. Non è facile, è un po' lunga, dispendiosa. Però sarà una cosa nostra che avremo creato noi. Ci teniamo tanto, però deve passare quest'altro anno almeno, perché insomma, poi semmai quando si concretizzerà un minimo qualcosa me ne parlerò. Ora ho aperto un pezzo, non so come mangiare, devo dire che questo qua, avocado, salmone e gambero, mi è incantata, buonissimo. Anche se pure il gunkan, questo qui, scottato, devo fare uno stormento. Anche mi è piaciuto tantissimo, non vorrei far offendere lo chef che mi ha regalato il coso fritto, cioè non lo butteremo, però insomma lo mangio giusto per assaggiarlo dopo, ora voglio il vero. Sì, dai, faccio questo. Gambero, salmone e avocado. Ha detto perfetto. È buono questo qui. Forse l'abbiamo provato un po' di tempo fa. Ma non è quello usuale che prendiamo, però è buono. Voglio assaggiare Bacco. Mamma ti dà un pezzettino dopo. Non ci posso pensare. Questa sorpresina del mio amore. Zenzero. Amo lo zenzero. Wasabi proprio non lo riesco. Zenzero lo amo.
Ma sì, dai, andrò a sboccare, ma ne mangio un altro di questi scottati. Forse è uno dei più buoni. Morbidissimo. Andiamo. Bene, basta. Qui poi facciamo merenda e cena. Grazie per avermi seguito, ragazzi, in questo video super improvvisato, come tutti i miei mukbang, ma questo ancora di più perché non mi aspettavo che mi arrivasse del sushi oggi a casa. Grazie, amore mio. E ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video più inerenti al mio canale. Quindi.